Ragazzi, arriva un paziente critico, un bambino di pochi mesi, cinese, sembra che abbia una reazione allergica alle proteine dell'uovo, perché la mamma gli ha dato per la prima volta l'uovo, il medico al 118 non l'ha intubato, per cui dobbiamo vedere se questo bambino respira bene e monitorare tutti i parametri. Ok, avete tutto pronto? Sì, ti preparo una caduta, una fisiologica, e poi altro, adrenalina. Adrenalina, una fiala, un set di intubazione. Ok. E avvisate anche il pediatra. Quanto pesa il bambino? Il bambino pesava 8 kg. Pesa sui 8 kg. 8 kg. Cioè, mi pare di aver capito così dalla mamma, ma guarda, la mamma parla pochissimo italiano. Ti preparo una lama dell'1 e una dello 0, poi vediamo. Va bene, ok. Okay, il tubo, là, i tubi dove stanno qui, che non lo so? No, non ci sono. I tubi, vado a prendere un tubo? Sì, perfetto. Portafermo. Allora, questo è il bambino, guarda, io ho dato l'ossigeno fino a pochi metri. Quanto saturava in ambulanza? In ambulanza non c'era, 91-92, era tachicardico e più che altro sta perdendo conoscenza. Sta perdendo conoscenza. Adesso piange? Mugola. Monitorizza lo lau. Le vie aeree sono pervie? Sì, le vie aeree sono pervie. Allora, sentiamo come il murmure. Allora, il murmure è presente sul tuo lambito, la saturazione è questa qui, va bene. Aspetta, vado di là a mettertela. Guarda, l'orticaria sta veramente aumentando, è anche l'edema delle labbra. Veramente. Ma la vena non è stata messa a questo bambino? Sì, facciamo, anzi, prendiamo le due vene. Dammi un laccio, Lau. La saturazione resta buona. Iniziamo ad avvisare il pediatra, vediamo se... Allora, senti. Ok, allora senti, ti lascio questo bambino perché ha una reazione allergica probabilmente alle... Prego, alle proteine del di là si sente meglio? Prova un po'. Stanno provando un accesso venoso. Ti sento i polsi se ci sono, va bene? Intanto si potrebbe aiutarlo un po' con la ventilazione, un pochino. Sì, il polso generale è presente, quindi la pressione è buona. Il polso deve portare secondo i parametri che abbiamo detto. Metto una mascherina perché la saturazione può ancora... Metto l'ago, eh? Mi dai magari un po' di aspirazione, c'è un po' di secrezione. Senti, pensavo di fargli dell'adrenalina. Sì, sì, sì. Prendiamo una carica. Serve una meditazione. C'è anche la meditazione? Sì, messa. Sta facendo dei liquidi, eh? C'è una fisiologica da 500. Facciamo una fiala di linea sottocute? Mezza fiala? Pressione bassa, riprendiamo l'altra linea anche dall'altro lato. Che avevi messo di là? Ma io inizierei a fare un quarto di fiala sottocute e poi un'altra mezza fiala la mettiamo in 50 minuti. Allora vado con un ago da insulina, ce l'hai là o qualcosa? Intramuscolo, sottocute? Sottocute. Sì, è quello. Ok.
Quante ne devo fare? Un quarto. Un quarto di strada. Ok, fatta. La ripreparo l'adrenalina? Sì. L'adrenalina, il resto dell'adrenalina la mettiamo in questo ordine. Il resto quanta? I tre quarti della strada. Ok. Posso mettergliela in questa clavo qui? Presto, capito? Farei anche del cortisone. Secondo accesso venoso. La bambina è diventata incosciente, eh? Incosciente. Allora io mi metterei con l'ambo. Iniziamo a ventilarlo con l'ambo. Anch'io. Preparate per l'intubazione. Qui, qui, qui. D'accordo? Non ci va. Vabbè, facciamo finta che ci va, via. Sì, la frequenza c'è. Il polso centrale c'è ed è quello che ti vedi al monitor. I polsi periferici sono molto deboli e il tempo di refill è 4-5 secondi. Bisogna aumentare... Scende in intubazione. Mi dai il senso di intubazione, sta scendendo in saturazione. Il tubo ce l'hai? Il tubo è non diciamo. Non ce l'ha. Mi ti sento più sei. Aspetta, fallo un po' più piccolo, non ce l'hai? C'è solo questo, benissimo, allora facciamo finta che ci siamo. Perfetto, vai. L'intubazione non riesce, eh? Non riesce, allora continuiamo. Ventila? Laura non è intubata. Sta piangendo. Anche sta piangendo? No. L'ispirazione si mette. Allora aspettiamo. Va bene, via. Ecco la vaccina.
fare sulla coscia? Vai sulla coscia, sì. Disinfetto, vado, mezza. Sta facendo la carina. Ok, fatta. Eh sì, più di quelli stiamo facendo quasi 1000. Quanto siamo a liquidi? A 1000? 1000. 1000 è la qualità. È la velocità, io manderei un pochino più veloce. Volete un altro accesso? Un altro accesso? O vi basta? Ascolti, io gli farei fare anche una radiografia del torace a letto, è possibile? Sì, 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 vediamo se sì, ora si chiama il tecnico di radiologia che viene con la girafa per fare l'asta. Perfetto. Terzo accesso venoso, a provare nel piedino intanto. Prova? La pressione, ragazzi, è scioccato. No, ora sta misurando. Sta gonfiando la. Ah, c'è la cuffia, sì. Sta la cuffia. Sta misurando. Tra un'altra accesso. Buono, dai, la pressione sta andando meglio. Via, anche la saturazione migliora. Smetto. Io direi che questo bambino appunto si potrebbe anche. Ok, basta. La simulazione è finita. Ora andiamo direttamente nella stanza per il debriefing e ne parliamo insieme, d'accordo? Va bene. Grazie a tutti.